Avete tempo, no? Io ho scritto tantissimi appunti, ma in realtà è così: è giusto come avere la coperta per Linus perché, ehm, perché poi improvviseremo. Non siamo una compagnia di giro, non ancora. Questa è la seconda volta che ci incontriamo tutti e quattro e che parliamo di questo argomento. Io sono qua in veste di, di appassionato. Devo fare una piccola introduzione perché non so eh, quanto vi interessiate all'argomento e da che punto di vista lo affrontiate. Voi lo sapete, gli alieni. Come tutti gli eventi che esistono al mondo e che creiamo noi, perché il mondo siamo noi, di conseguenza sono una proiezione di qualcosa che ci riguarda, gli alieni si possono incontrare in molti modi. Si incontrano perché lo decidono loro, perché arrivano e ci rapiscono, si incontrano perché li cerchiamo noi e quindi riusciamo a contattarli con i viaggi astrali oppure in sogno, si incontrano perché si vedono nei film americani, quelli sono i più pericolosi perché di solito sono molto arrabbiati. Sono, in generale, se posso consigliarvi e volete proprio avere a che fare con degli alieni, partiamo da un'altra popolazione. Per esempio, c'erano dei messicani. Ecco, mi è venuta in mente una cosa: negli anni '50 hanno cominciato gli americani a fare tutti questi film no, sugli alieni. Sono verdi, hanno detto che appunto sono cattivi. Per fortuna ci sono i militari americani che ci parlano perché noi siamo amici. Ecco. Eh, però, in Messico, per esempio, ce n'erano di molto più simpatici. C'era una canzone che non ricordo come continua, che però inizia così, vediamo eh, se me la ricordo. Los Marzianos Llegaron ya, i Llegaron, ballando il rita ritacha, rita chà, rita chà, rita chà, rita chà, rita chà, rita chà, molto chà, rita 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 però purtroppo l'idea che è passata invece è che gli alieni sono molto cattivi. Grazie. Mamma. Gli alieni sono cattivi, alieni sono cattivi eh, manipolano la razza umana, qualcuno avrà letto i libri di David Icke, girano già fra noi. Altri però sono molto buoni, sembra che la discussione sia la solita, esattamente come per gli esseri umani ci preoccupiamo di dividerli fra buoni e cattivi, ci sono quelli che vogliono aiutarci, ma chissà perché vogliono aiutarci, magari hanno in mente qualcosa, ci sono quelli che ci vogliono, eh, si nutrono della nostra paura e quindi andrebbero caldamente evitati naturalmente, però questi sono anche abbastanza riconoscibili, devo dire, li incontriamo credo, i vampiri energetici, gli alieni, quelli che... Devono succhiare la nostra energia. Eh, perché, perché sto per arrivare a Dio? Il discorso si amplia un poco. Perché Dio è un essere alieno a tutti gli effetti, cioè tecnicamente e anche semanticamente. Dio è questa creatura che evidentemente vive in una realtà probabilmente diversa dalla nostra, per cui lo percepiamo ogni tanto. Quindi, vive su un piano diverso, su un piano eterico, su un piano astrale. In ogni caso, è lassù, vive lassù, scende ogni tanto. Feconda le donne, dai tempi di Zeus, eh? feconda le donne, a volte lui personalmente, a volte manda degli arcangeli, ma prima ci dicevamo, boh, chissà se era un arcangelo, che cos'era, che arriva, feconda. Questo Dio in generale è un personaggio molto umanizzato, naturalmente, nei racconti io sto, sto arrivando a Dio per introdurvi il primo ospite. Questo Dio ehm, lo renderò umano a tutti gli effetti, lo faccio napoletano adesso. Questo Dio tendenzialmente è un personaggio poco, ehm, molto strutturato dal punto di vista della sceneggiatura e poco credibile. No? Eh, non fosse altro perché lo vedono in pochi, ci parlano in pochi e quei pochi sono tutte persone molto lontane da noi, apparentemente San Francesco, Bach che si faceva dettare la musica da Dio, Bush che si faceva, <ride> si faceva dire da Dio chi erano i buoni e chi erano i cattivi. Comunque molte persone parlano con questo Dio. I primi con cui ha parlato sono Adamo ed Eva, no? Perché Adamo ed Eva è una colossale trovata napoletana, tu metti questi due e gli dici questo, questo è il mio giardino. Però lo potete usare, lo potete usare, basta che non mi toccate quell'albero perché quell'albero è solo mio. Voi potete fare quello che volete, l'albero... La conoscenza è bene e male, poi mi mangi la mela, mi impari troppe cose, non è il caso, quello è solo mio, mi raccomando. Perché se mangiate la mela conoscerete il bene e il male, saprete tutto, diventerete come me. Non la mangiate! Ah, è un trabocchetto clamoroso, tant'è vero che appena esce, loro mangiano. Cosa devono fare? Cioè, cosa fai? Dici a un bambino appena nato, gli dici, guarda, fai tutto quello che vuoi, questo no, eh? questo no. Per questo diventi molto intelligente, molto bravo e molto potente, mi raccomando, no. Quindi questi mangiano la mela lui ritorna, eh, eh, eh. io ve l'avevo detto, vi avevo avvertito e li manda in un altro posto che aveva già creato, quindi sapeva che ce li avrebbe mandati, no, diciamo la verità. No, almeno a me sembra così la storia, non è possibile che lui improvvisamente decida, allora vi mando via, vi mando, vi mando, eh, dove vi mando? Quindi aveva già creato il posto. Poi è lo stesso che poi in seguito ogni tanto rapisce qualcuno, rapisce dei, quelli che poi chiamiamo i profeti, se li porta da qualche parte gli racconta cosa devono dire all'umanità, dà dei comandamenti, prende la, la scena più bella per me è sempre quella di Abramo. Prende Abramo e gli dice: eh, prendi tuo figlio, lo porti sulla collina e lo scoczi. E <ride> eh perché? Perché te lo chiedo io. Vediamo un po'. E poi lui lo ferma all'ultimo momento. Stai fermo, non importa e che cos'è. Non hai senso dell'umorismo. perché <ride> Per me, adesso io... sembra che scherzi, ma oh, la... è così la storia. L'unica possibilità per me è che lui volesse insegnarci il senso dell'umorismo. Noi non l'abbiamo capito, perché io ho letto tutti i libri che analizzano il racconto ed è un racconto morale, molto importante. Sì, ma la morale qual è praticamente? Che devi dar retta alla gente fino a un certo punto, verrebbe da dire nel caso di Abramo. Perché poi il seguito più bello, io lo immagino molti anni dopo che trova Isacco. Bello, no? Che è un ragazzo, un Virguto, e gli dice, ma lo sai che se non era per me tuo padre ti mozzava la capa. <ride> L'ho fermata appena in Dio, avevo detto sconzo tuo figlio, quello, e eh! subito era pronto, hai capito? C'è una cosa brutta, questo Dio, questo alieno, non è che seminasse proprio amore, specialmente nell'Antico Testamento, perché quello che noi chiamiamo Yahvé, cioè Dio, nell'Antico Testamento sembra un generale. E c'è una persona qua che ha studiato molto questi testi in ebraico e che tenta semplicemente di tradurli letteralmente. Lui dice che fa il lavoro più stupido del mondo, cioè quello di semplicemente di esporre quello che legge. Quindi lo invito a parlare per primo ed è Mauro Biglino. Buongiorno. Buongiorno Mauro. Buongiorno io, Stefano. Io ti faccio una domanda così, giusto per darti sì. nota libera, così racconti a chi non ti conosce, a chi non conosce il tuo lavoro. Il discorso di Isacco. Ecco è che sapere, quando, ce no, già da dire. Visto che la poni. <ride> abbiamo detto che improvvisiamo, no? Sì, sì, sì. Visto che Isacco, su, nome, su... Isacco è un nome di fantasia, ovviamente, sì, che sì, io sì, ho inventato sì, sì. per coprire una storia che si è svolta vicino Cogne. È che quando. È che quando. <ride> è che quando Dio l'ha visto. Sì. No, vicino. Vicino Cogne, non dovete. Ha, ha detto ad Abramo appunto. Abramo ammazza tuo figlio e lui ha capito male perché poi gli ha detto: No, volevo dire ammazza tuo figlio quando è cresciuto. <ride> quindi... Vabbè. È bello perché anche l'altra volta io credo di dover fare un'introduzione eh, spiritosa perché poi entrano le persone serie e mi dimentico poi. Mi dimentico poi. Beh, noi io ho questa domanda che ti ho fatto anche l'altra volta, ma mi piace rifarla. Eh, gli Elohim, che nella Bibbia nell'Antico Testamento sono molto presenti e sembrano appunto, come racconti tu stesso, una un'assemblea di legislatori supremi, gli Elohim sono anche amanti dell'arte, della pace nell'Antico Testamento sì. ci sono tracce di Elohim molto aperti, molto come fossero un Federico II apparentemente amante dell'arte oppure un leader illuminato, non mi viene in mente un leader nostro illuminato che ama la pace non mi viene in mente l'esempio sì. quelli ah, che no, amano l'arte ancora ancora. Difatti ma... non, non perdiamo tempo a cercare esempio Niente, in queste cose. No, esatto. Ma noi scegliendo Yahweh, anzi, noi, il popolo ebreo scegliendo di allearsi con Yahweh, sceglie il militare della combriccola, È un militare? Sì. Era, semplice, era esclusivamente un militare. Eh, diciamo che per fortuna molti di noi Elohim siamo buoni perché altrimenti, no, invece la Bibbia conosciamo soltanto un aspetto perché la Bibbia ovviamente ci racconta esclusivamente la storia del rapporto tra questo comandante militare e non gli ebrei. Una famiglia di ebrei, la famiglia di Giacobbe. Perché se noi leggiamo bene la Bibbia, vediamo che la maggior parte delle altre famiglie parenti strette andavano sterminate. Per cui quando si dice... <coughs> Yahweh è il dio degli ebrei già ci stiamo ad allargare perché in realtà è il comandante militare di Giacobbe che poi assume il nome di Israele ma già il fratello gemello di Giacobbe era fuori dal patto quindi in realtà noi ci stiamo occupando di un libro col quale noi non centriamo assolutamente un tubo ma proprio niente, zero nel modo più totale assoluto quel libro riguarda gli israeliti punto perché di lì in fuori ti chiedo subito allora la domanda dalla da psicanalista, però perché te ne stai occupando tu? Perché io smetterò di occuparmene il giorno dopo che gli altri lo butteranno via, capendo finalmente che cos'è, ma parte? il giorno dopo, non il giorno prima. Ok. Perché, innanzitutto, scusate, sembra che usciamo dal tema degli alieni, però dobbiamo parlare un attimo di Bibbia e chiarire una cosa: cos'è questo libro eh, che noi chiamiamo la Bibbia, questo insieme di libri? Come è nato? Come si è formato? Ah, semplicemente il racconto del rapporto appunto tra, que tra quelli lì, cioè tra quell'individuo di nome Yahweh e il, la famiglia di Israele. No? E tu, giustamente, nell'introduzione hai detto Dio è un alieno, d'altra parte, quando si dice gli alieni, eh, la Bibbia non parla di alieni? no? In realtà, se anche noi vogliamo considerare Dio per come ce l'ha venduto la teologia, beh, è la classica descrizione di un alieno. Non appartiene al nostro mondo, ha caratteristiche diverse dalle nostre, non appartiene alla specie umana, arriva da un'altra parte, e, 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 e nei dizionari italiani uno così come è definito, alieno. Quindi, la prima eh, teologia, non posso chiamarla scienza, la prima forma di pensiero, e dice che nella Bibbia si parla di un alieno è la teologia, anche se a loro non piace. Non piace cosa? Non Sentissero piace, dire. Non piace se dire che parlano di alieni anche eh loro? Eh beh, no? ovvio. Anche se ultimamente i teologi anche di, di quella di scuola cattolica appunto... Eh, si occupano dell'argomento. Anche il Papa, ultimamente, non ha detto qualcosa sulla possibilità di Formaglione. Cioè, è come se stessero preparando il campo a, questo, a queste rivelazioni. Questa è l'impressione che ho anch'io, cioè, nel senso che si stia preparando un qualcosa nel corso del quale ci verranno dette delle cose che al momento rimangono ancora celate ma che però ci vengono dette attraverso varie, varie forme, no? tipo per esempio attraverso la filmografia che ovviamente presentata in forma di fantascienza, è chiaro che insomma, noi ce la becchiamo come fantascienza, è finita, ma voglio dire se noi pensiamo che Superman è stato inventato da due ebrei, il suo nome reale, il suo nome iniziale è Cal-El, El è il singolare di Elohim, Cal significa rapido e leggero, quindi kal El, che quando io ero piccolino si chiamava Nembokit, era un El rapido e leggero che proveniva da un altro pianeta, più potente degli uomini, ma mortale, esattamente come gli Elohim biblici. Quindi è dagli anni 30 del Novecento che almeno gli ebrei ci stanno mettendo sotto gli occhi, e hanno usato appunto il nome come dire di Dio. Per questo. Scusa, scusa ho perso, hai detto mortale alla fine? Sì, perché Superman in effetti può morire, giusto? Per dire no? Gli Elohim sono mortali? Beh, non ci sono dubbi. Lo dice la Bibbia, quindi anche Yahweh in teoria, certamente. Io non... non so, può darsi che sia sparito. Infatti, c'è qualcuno che mi dice: Ma tu non hai paura di Yahweh, che sei ancora vivo? Eh. Dico, vabbè, io racconto quello che c'è scritto in quel libro. Sì, Se quello che c'è scritto in quel libro non gli fa fare una gran bella figura, la colpa non è mia. esatto Sì, hai ragione. Bravo, mi sembra un'ottima. Senti, io volevo farti una domanda, esco subito dalla Bibbia perché ho letto, l'ho trovato in internet, eh. ammetto che la cifra è sicuramente sbagliata. Il nuovo piano di spesa della NASA della NASA, prevede un incremento di 519 milioni di dollari rispetto allo scorso anno per la, ricerca, per la ricerca di forme di vita su altri pianeti, viaggi su Marte, arrivando così a un totale di 18 miliardi e mezzo di dollari. 18 miliardi e mezzo di dollari all'anno, se è possibile, io sono rimasto eh, basito, pur, pur che pensavo male, ho detto questi spenderanno un sacco di soldi, mi sembrano davvero tanti. La mia domanda è questa, allora, siccome tutto ciò è top secret, tutto quello che viene scoperto è racchiuso in file che Hillary Clinton avrebbe voluto far vedere al mondo, ma non l'hanno eletta infatti, eccetera. Ma io fossi un cittadino americano, ma come mi alzerei e direi, ma proprio, perché stiamo spendendo, ma proprio se fossi scettico sull'argomento, perché stiamo spendendo 18 miliardi e mezzo di dollari a cercare gli alieni Con tutta la povertà che hanno negli Stati Uniti. Eh, certo. E tu cosa tu... Ma non... intanto ti dico una curiosità. Tu sai che la NASA è stata fondata, di fatto, dagli scienziati nazisti dopo la seconda guerra mondiale che sono stati presi dalla Germania, cioè dall'America sono stati presi dalla Germania e portati negli Stati Uniti e la NASA è stata fondata da loro. NASA in ebraico significa portare in alto, sollevare. Se si legge con la lettera S, sin. Se si legge con la, S, la lettera S, shin, significa ingannare, prendere in giro, illudere perfetto tra l'altro avevo un appunto che mi diceva che si è andato a finire su un argomento di cui mi ero scritto c'è una frase di von Braun sul letto di morte, anche questa no, chissà se l'ha detta, ma non importa perché è talmente intelligente che se non l'ha detta avrebbe dovuto dirla questo uomo prima di morire. Quindi gliela concediamo, gliela eh, attribuiamo. Sì. Eh beh, dopo okay. quello che ha combinato, von Braun era uno scienziato nazista che poi però è stato graziato, c'è gente che ha fatto la, la, la fine, delle fini orribili, lui invece ha lavorato in America fino alla fine dei suoi giorni, eh, aveva creato dei razzi per Hitler e la missione Pollo sulla Luna poi. Quindi questa stessa persona sul letto di morte avrebbe detto prima con i russi, poi i terroristi, poi gli orientali, poi toccherà gli alieni. Ma tutto quello che diranno è bugia, e useranno le false navicelle aliene costruite già da noi ai tempi di Hitler: questa è grossa, questa è parecchio grossa. Tu come la, la vedi? E, cioè, e fa... diamo, gettiamo una luce di speranza. Sì. su Quello che, e, che ha detto. Dunque, con cui tutto Brown, ciò che diranno è bugia. È bugia dice... e useranno. Perché gli alieni saranno l'ultimo spauracchio, gli ultimi leones da dire, per, che useranno per metterci tutti contro un nemico sì. e quindi farci ragionare sempre in termini di guerra. Prima sì. i terroristi, poi gli orientali, scusami, prima i russi, poi i terroristi, poi gli orientali, poi Fabrizio Corona anche di passaggio, certo. cioè, un nemico qualsiasi certo. e, e gli alieni. Sì. E tutto quello Ma che diranno il, è bugia. Il nemico in effetti è lo strumento col quale ovviamente si, si governa, no? cioè l'idea di un di un nemico, d'altra parte noi c'è una cosa che è abbastanza evidente, no? noi siamo tutti dentro dei recinti, noi siamo dentro delle mandrie, e noi tutti che siamo qui, immagino, eh, siamo tutti stati efficacemente ammaestrati ad essere italiani, cioè nel senso tu nasci in un certo posto e da quel momento comincia l'ammaestramento, come si fa con gli animali. Per cui io sono nato vicino alla Francia, sono stato ammaestrato ad essere italiano, quindi io mi è stato detto da subito, tu hai questa lingua, questi valori, questa storia, questi usi, questi costumi, questa religione. Se io fossi nato qualche chilometro più in là, mi avrebbero detto, tu sei francese, hai questa lingua, questa storia, questi usi, questi costumi, la religione è la stessa, ma se per esempio io fossi nato sull'isola di Cipro che è divisa tra diciamo, metà sotto l'influsso diciamo, cultura greca e un'altra un piccola, più piccola parte sotto cultura turca, a seconda, dei metri. a seconda dei metri io potrei avere qui una etichetta gialla che mi dice tu sei greco, con tutto quello che ne consegue, qualche metro più in là ho un'etichetta verde, tu sei turco. Il fatto è che il DNA è sempre lo stesso. Ma l'ammaestramento è talmente efficace che io sono convintissimo di essere italiano, in realtà non sono niente, sono un appartenente alla specie Homo sapiens, come tutti noi, che è stato ammaestrato a sentirsi italiano. Più in là c'è gente che è ammaestrata a sentirsi in un altro modo. Quindi il discorso delle falsità è un discorso che nasce dalla nascita, cioè noi siamo ammaestrati dentro i recinti. E noi possiamo pensare di uscire dai recinti soltanto se ci accorgiamo che questi recinti ci sono, altrimenti no. Però c'è un sacco di gente che questa cosa non se la vuole sentire dire. Beh, perché il recinto notoriamente ci divide da, dalla conoscenza, da chissà quali cose cosa... Ma anche semplicemente dagli altri. Eh, sì, dagli altri, però appunto ci protegge. La gente ha paura, tutti noi eh, abbiamo certo. paura di sapere che il nostro babbo è cattivo, di certo. scoprire che Obama non meritava il premio Nobel per la pace. Soprattutto dato sulla fiducia all'inizio. Eh, sì, sì, così, a, a babbo morto si dice. <ride> Esattamente. Esattamente, in Toscana, in Chi sa perché si dice a babbo morto quando dai le cose eh, così, eh, gratuitamente. Però appunto eh, fa paura scoprire che questi qua, che i nostri politici, che addirittura il dio della Bibbia, sono esseri che cercano di manipolarci, che poi vengano da un'altra dimensione, da un altro pianeta, questo è anche poco importante, però è come dire mio babbo che finora mi ha nutrito, che mi ha detto cosa devo fare, mi ha insegnato la legge, mi ha detto eh, devi obbedire alla legge, poi è, è invece una, una, colossale, no? una colossale mascherata. Sì, ma magari, anzi senza magari, mio padre che mi ha addestrato a essere italiano non era consapevole di far parte di un processo di ammaestramento che dura da secoli. Ovviamente, quindi l'ha fatto in buona fede, così come io l'ho fatto in buona fede con i miei figli. Poi chiaramente, insomma, andando avanti comincia a capire certe cose, eccetera. Per cui eh, è soltanto quando lo capisci che comincia allora a fare degli altri tipi di, di, di ragionamenti, perché altrimenti tu ci sei dentro e ci stai, perché comunque in un certo qual modo per certi aspetti, soprattutto in certe parti del pianeta, fanno in modo che tu ci stia tutto sommato bene, tutto sommato, nel senso che ti danno anche i giocattoli per cui insomma ti diverti perché poi sai che tra i giocattoli dei bambini e i giocattoli degli adulti l'unica differenza è il costo. Mm? Per il resto siamo tutti uguali, cioè noi abbiamo i giocattoli che ci vendono a pezzi ogni anno, no? per esempio i i cellulari, quelli che, si, che, che compreremo tra dieci anni, esistono già, ma ovviamente vendendoceli tutti in un colpo solo, realizzano un guadagno una volta sola. Invece ce ne vendono un pezzo per ogni anno e così noi siamo contenti di avere giocato lo nuovo ogni anno, esattamente come i bambini: no? tutto uguale, non cambia assolutamente nulla perché così siamo considerati. Allora, se noi pian pianino però cominciamo a capire che le cose stanno così, chiaro, ci vuole del tempo. Quello che racconti somiglia, forse perché lo racconti tu, somiglia appunto all'Antico Testamento anche in questo caso, cioè c'è una, una popolazione che, che si preoccupa di centellinare le informazioni tecnologiche in loro possesso e ce le dà passo passo. Per esempio cioè l'iPhone è già pronto ma io ve lo, ve lo do fra dieci anni, Internet esisteva già negli anni 70, lo usavano i militari, ve lo do negli anni 90. In quel modo Tra che... 20-25 anni verrà brevettato il teletrasporto. Attenzione, scusate. Eh, hai detto? Tra, Tra 20-25 anni verrà una, brevettato il teletrasporto È una previsione alla o è un, una cosa da insider? Prendetela come volete, è una cosa mia eh. Sì, facciamo un applauso a questa fonte questa... Però appunto anche nell'Antico Testamento la storia non è è esattamente questa, per cui siamo evidentemente in balia dello stesso tipo di potere, lo stesso tipo di impostazione, cioè siamo molto più potenti di voi, o almeno ve lo facciamo credere, come facevano gli indios, quando, eh, scusami, come facevano Colombo e i suoi quando sono arrivati dagli indios. Noi siamo fuori a bere carabina, no? Quelle cose. Ah, che paura! Ecco, quest, questa popolazione anche in quando Antico siamo a Conquistare, conquistare, non solo esatto. scoprire, no, a conquistare, a conquistare, a conquistare e imbattere l'America. E appunto questi alieni per conquistarci sembra che ci diano dei, delle pillole di tecnologia. Mi racconti un po' anche questo: nell'Antico Testamento non c'è anche questo, in definitiva, non c'è un, un, un continuo dare a qualcuno una cosa in modo che faccia la guerra a quell'altro, però dargli un, una parte di conoscenza, sì, ma in modo come dire molto meno diffuso di adesso cioè nel senso che veniva veramente riservata a pochissimi, cioè a quelli che avevano strettissimo rapporto con loro, chiunque fossero questi loro, no? chiamiamoli Elohim, così almeno senza stare lì, a... altrimenti poi dovremmo discutere decenni per stabilire chi erano questi Elohim, fin quando non lo scopriremo in modo definitivo. E lo davano quindi in modo molto centellinato. Guarda, nei testi orientali anche, quando si parla di tecnologia, di tecnologia che le università indiane stanno riproducendo in parte, fabbricando dei materiali che noi non conoscevamo, eh, materiali molto più resistenti e molto più leggeri di quelli che conosciamo noi adesso, le, le università indiane li stanno facendo sulla base di ciò che c'è scritto nei testi vedici e lì c'è scritto anche molto chiaramente che molte cose, pur nella descrizione tecnica, non vengono scritte perché non devono essere scritte, perché la conoscenza completa messa nelle mani di chi non è in grado di, diventa molto pericolosa. E quindi è chiaro che il tutto viene centellinato. È chiaro che col passare degli anni diciamo, il livello culturale aumenta, aumenta la possibilità di diffondere la conoscenza, eh, perché se è vero che attraverso Internet noi siamo super controllati, perché questo voglio dire certi strumenti come i social, eccetera, sono chiaramente fatti per sapere tutto di noi perché è come la confessione per la chiesa uguale, uguale. la chiesa con la confessione ha inventato uno strumento straordinario no? pensate al medioevo se uno uccideva una persona per farlo confessare lo torturavano invece uno andava spontaneamente dal prete a dirlo cioè è una cosa fantastica meritano il premio Nobel solo per questo per la bravura con cui hanno. Nobel per la bravura, non esiste. Nobel però non, per, non esiste, per, bisogna per inventarlo. inventarlo per loro, Nobel perché per veramente. Nobel per la bravura. cioè Ho fatto la cosa peggiore di tutte, cosa faccio? La vado a raccontare a uno, certo. invece un a altro, un altro mi deve togliere le unghie per farmela raccontare. No? Invece da quello ci vado. Qui è lo stesso. Qui è lo stesso. Noi ficchiamo lì e poi diciamo: ah, ma quando ci metteranno i microchip, sapranno tutto di noi. Lo sì, lo sì, sarà anche vero, ma. Voglio dire, che, che differenza c'è? Già adesso noi spontaneamente andiamo a raccontare tutto. Sì. Per questo, che bisogna stare molto attenti a mettere lì ciò sì. che a noi fa, non importa che si sappia. Le cose che veramente importano che si sappia, teniamocele per oh, noi. Eh, 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 Assolutamente. Sì, Andrebbe usato per le amenità. Perché lì. Ma adesso, tra l'altro, adesso vedo anche c'è una pubblicità. Di un sistema con delle app e dice i commercianti, così conosceremo l'abitudine dei nostri clienti. Già, mi viene, non, già non mi viene più la voglia di andare in quei negozi eh certo, dove certo, so sì. che hanno quel sistema perché mi stanno monitorando deliberatamente. Poi tutti i giorni su internet noi riceviamo delle proposte che, guarda caso, collimano con le nostre intenzioni. Io sì. ho, fatto, ho fatto tanto di scrivere a un amico. È impressionante. Penso a dicembre di andare a Rio de Janeiro. Vacanza in Brasile? Ti, no, subito, arriva, subito, ti, subito, ti subito. arriva subito. Ma, ma questa è la cosa più semplice. È una subito. cosa a cui non facciamo più caso. Sanzi, no, no, sono no, tutti infatti, contenti. Infatti. Che bello, vedi? Ho nominato il Brasile e me l'hanno proposto. Beh, insomma... Io mi... esatto. Chi? Te l'ha proposto chi? Il computer. Ma il computer cosa vuol dire? Il computer visto, ha fatto un calcolo, ha visto nominare il Brasile ma ha scritto ti piace il Brasile. Ma anche... Quando quando tu fai... ma così... ma anche... Ma anche quando tu fai una cosa su un tablet e poi te la trovi sul computer. Sì, sì, è bellissima quella cosa. Tu scrivi una cosa sul telefonino, poi vai in un'altra stanza e è già sul computer. È già dall'altra parte. Perché si parlano già fra loro. Sì, esattamente. È, ed è Quindi... un attimo che tu sei fuori casa e loro chissà che cosa si dicono. Li <ride> lasci lì? Dico. Infatti, dicono: senti, è uscito un attimo. Mi dici, <ride> è uscito un attimo il telefonino che lo avverte dice è uscito un attimo ma, ma, ma mi ha dimenticato esatto senti ma hai accennato una cosa che era fra i miei temi cioè la conoscenza esoterica cioè quella che è stata appunto eh, messa sotto e tramandata attraverso libri, miti, leggende attraverso anche insomma tutto quello che sappiamo insomma, una tradizione esoterica di, di moltissime culture sta per venire alla luce quindi? Allora, quello che mh, si sta facendo è cercare, per esempio, di rileggere i testi antichi in una luce nuova, no? sempre con il discorso del facciamo finta che. Per fortuna, per fortuna eh, questa cosa qui si sta allargando, cioè si sta allargando anche a quegli ambienti eh, ritenuti, fra virgolette, da questo punto di vista, al di fuori di ogni sospetto, no? cioè quindi gli ambienti accademici. Adesso con Mondadori esce un mio terzo libro Mondadori, scritto a quattro mani con una docente di filosofia del diritto dell'Università Milano-Bicocca, dove esaminiamo um, le influenze precise che la teologia cristiana esercita sulla giurisprudenza italiana, che dovrebbe essere laica. Siccome non ho abbastanza nemici, Diciamo che è un libro duretto perché certe baronie università, vabbè, lasciamo stare, tanto succederà. Quindi. Martedì pomeriggio sono chiamato a tenere una lezione da un docente universitario nella sua ora di lezione, tra l'altro in un posto vicino alle tue origini, alla Università del Piemonte Orientale d'Alessandria, dei ragazzi di, 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 che studiano il diritto romano cioè nel senso che queste cose qui si stanno allargando stanno entrando dentro il mondo, il mondo accademico e pian piano si arriverà a tirare sempre di più fuori ciò che c'è di conoscenza concreta nei testi antichi allora guarda mi sono accorto che magari non ho presentato bene il tuo lavoro nel senso che magari qualcuno giustamente potrebbe anche non conoscere il lavoro di come Mauro come normale che sia ha, ha tradotto eh, vari libri della Bibbia per anni, per edizioni San Paolo, aiutami a sì, eh? sì. corrigimi, corrigimi. Eh, però a un certo punto ha cominciato a tradurre letteralmente, invece eh, di, di star dietro a quello che proponeva il vocabolario ufficiale, ha cominciato a tradurre letteralmente e a lasciare un po' in bianco, in definitiva i termini non chiari. Eh, così ha scoperto un nuovo libro, in definitiva quindi è dovuto, ha dovuto smettere di lavorare con edizioni San Paolo, <ride> questo mi sembra minimo. <ride> eh, è, un percorso, è il percorso di San Paolo al contrario, ti sei accorto? Sei stato folgorato sulla via e sei andato. Folgorato al contrario? Forse sei il, è il ritorno di San Paolo. Il, pensaci, di... il San Paolo questo... il ritorno. Che torna indietro. San Paolo è il ritorno. Allora. Raccontaci qualcosa di questo, se puoi in sintesi. Mi rendo conto che è antipatico. Ma, una, una sintesi eh, sui termini, per esempio. Ti do uno spunto sui termini che noi utilizziamo, come eh, lo, lo spirito, per esempio. Termini che effettivamente nel libro non ci sono, non sono così. Allora, io, ma proprio in estrema sintesi, eh, ovviamente, consiglio, indico, consiglio è una parola grossa, suggerisco. Eh, certi termini biblici di non tradurli, perché se ci mettiamo a tradurli, siccome non sappiamo esattamente cosa significano, possiamo discutere per decenni senza mai arrivare ad un accordo e perdiamo tempo nel discutere, discutere. Eh, nel senso che eh, invece di guardare la luna ci fermiamo a guardare il dito, addirittura il polso, il gomito, la spalla, andando sempre più indietro. Termini come Elohim, termini come Ruach, termini come Kavod. Eh, è meglio lasciarli così come sono e eh, vedere che cosa ne dice il contesto, perché questo è ciò che conta. Indipendentemente dal significato del singolo termine, io sto studiando da tempo dei testi di teologia ebraica, e quindi con i commenti dei rabbini di tutti i secoli sui, eh, sui versetti, sui passi, eccetera, e vengono fuori delle cose che sono veramente strabilianti, strabilianti tipo per esempio il modo in cui vengono, non dico interpretate, ma costruite le profezie. Per esempio, una curiosità, quando nella, nella saga Elohim, il fumetto, quando io con il disegnatore Riccardo Rontini, parlando di Adamo, visto che lo citavi prima, dell'Eden, Eva, eccetera, 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 e ho fatto vedere Adamo che eh, aveva rapporti sessuali con le pecore. apriticelo: Cioè Biglino cerca la pornografia per... Bene, in bene. questi testi ebraici pubblicati dalla casa editrice Mamash c'è scritto chiaramente che prima di Eva Abdamo aveva rapporti sessuali con tutti gli animali ah. e il divieto di avere rapporti sessuali con tutti gli animali è diventato perentorio dopo che gli hanno fabbricato la femmina. E se voi leggete Genesi 2:23 nelle Bibbie che avete in casa, non nelle traduzioni mie, che non ce n'è bisogno. Trovate scritto che quando gli danno, intanto trovate scritto in che modo l'hanno fatta, e mi fa sorridere questo Dio che fa così e crea l'universo. E per fare una femmina fa un sacco di casini, <ride> ma proprio un sacco di casini, deve fare un sacco di operazioni, comunque alla fine ce la fa, e di tentativi. Deve fare molti tentativi. Ma alla, fi alla fine ce la fa. La cosa bella, Genesi 2.23, è che quando la presentano all'Adam. La Dam dice: Questa volta è osso delle mie ossa e carne della mia carne. Gli ebrei che traducono le Bibbie in inglese scrivono finalmente. Cioè come dire, non le femmine che mi avete presentato prima, questa mi va bene. E io mi immagino Dio che dice che culo, gli è piaciuta. Ma ci perché sono... è così? Eh. Ma loro lo scrivono in assoluta tranquillità e a dirlo, è addirittura Rashi, Rashi è il più importante esegeta ebreo di tutti i tempi. E un altro esegeta, di Vrei Davide, dice sì, lui aveva, diciamo, il divieto di unirsi con le femmine degli animali, ma il divieto è diventato perentorio quando ha avuto Eva. Prima concedevano. Non è Biglino che se ne inventa questa roba qui, è scritta nei testi lì, nei commentari degli ebrei, che io sto leggendo nelle conferenze, sto leggendo, mi, mi sono fatto le fotocopie così siamo tranquilli. In pratica è scritto che c'è stato un clamoroso esperimento genetico, no? è questo che c'è scritto poi questo, nella Bibbia. Questo Testuale. mi pare ormai assodato e la cosa interessante è che, c'è tutta una parte del mondo accademico quello ufficiale, ma quando dico quello ufficiale intendo dire anche a partire da Harvard che sta prendendo in serissima considerazione l'idea che l'evoluzione del genere homo e la sua speciazione quindi nel diventare sapiens sia il prodotto di un'evoluzione pilotata. Nel senso che se si prende in considerazione questo aspetto si spiegano un sacco di cose e si danno un sacco di risposte a domande per le quali adesso noi risposte non abbiamo è ovvio che si tratta di ipotesi, è ovvio che eh, rimaniamo sempre nell'ambito del facciamo finta che ma facciamo finta che i testi antichi ci abbiano raccontati visto che in sostanza nella sostanza ci raccontano tutti le stesse cose, facciamo finta che sia vero o altrimenti dobbiamo pensare che questi antichi che erano così precisi quando registravano le quantità di cereali che immagazzinavano o le transazioni commerciali, immediatamente sono diventati dei favolisti, dei, dei fratelli Grimm o quant'altro, nel momento in cui hanno deciso di raccontarci altro. No, siccome questi non avevano tempo da perdere, non avevano tempo, anche perché scrivere costava, facciamo finta che fossero precisi anche quando ci raccontavano altro. Ma facciamo finta vuol dire, teniamo la mente aperta, nel senso che le prove, probabilmente io con la mia età non le vedrò mai, ma io non so se c'è qualcuno qui che ha 10-15 anni, che non vedo tutti, eccetera. Ma qualcuno che ha 10-15 anni la verità la saprà. Perché ha il tempo, al tempo per raggiungere il momento in cui verrà detta e verrà raccontata, perché le cose che stanno uscendo, ho detto prima e mi sono fermato e devo fermarmi su certe ricerche che si stanno facendo in ambito accademico, ma che verranno rese pubbliche nei prossimi anni, la verità verrà detta e quindi i più giovani avranno la fortuna di viverla e quindi di entrare in quel mondo affascinante, infinitamente più affascinante rispetto a quello che ci è stato raccontato fino adesso. lo spazio. Dai fammi domanda. E la, e, la veri, e la verità ci renderà liberi però, dice un altro libro della Bibbia. Sì, anche qui bisogna intendersi, sai? Eh sì, perché, perché quando tu sai la verità non sei più libero. Se tu sai che 2 più 2 fa 4, non sei più libero di dire diversamente. Per cui io sono contento di vivere nel dubbio. Quindi forse la verità vi rende liberi nel senso che ci rende liberi quando ci libera dalle falsità più evidenti, come quelle che ha inventato la teologia cristiana, eh, cristiana eccetera, e che ci fa ovviamente, come sappiamo, delle, delle offerte nel supermercato, delle religioni, perché qui adesso sto parlando delle religioni, spiritualità è un'altra cosa ovviamente. E non me ne occupo e quindi non, non ne parlo. Invece, visto che sulla Bibbia è, stata costruita, è stato costruito un sistema di religione, allora io di quello parlo. E, e, e lì siamo veramente nell'ambito del supermercato: nel senso che basta vedere ciò che succede all'interno delle religioni cristiane, mm. cioè succede tutto e il contrario di tutto. E quindi, ognuno è in questa mancanza di verità libero di scegliere. E l'unica indicazione che posso dare è non scegliere quella che ritiene più vera, perché tanto non lo sappiamo qual è. Scegliere quella che lo fa vivere meglio, perché poi tanto questa è l'unica cosa che conta. Cioè scegliere ciò che mi fa star bene mentre vivo minuto per minuto. Ok? Sostanzialmente, per esempio, non so, nella religione ortodossa, dico sostanzialmente perché è qualcosa è, di... per esempio non c'è il purgatorio. no? senza entrare nel merito dei singoli distingue, ma sostanzialmente non c'è. Quindi i cristiani romani, i cristiani cattolici sanno, perché così è stato loro detto, che se non fanno proprio i bravi 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 in modo perfetto, bruceranno per un certo tempo. Eh, mi sa per sempre. Agli ortodossi questo non viene detto. Ah, no? No. Quindi, cosa vuol dire? Dico vabbè, a parte piccole cose, ma insomma, di fatto non c'è. Questo cosa vuol dire? Che se io nasco nel recinto italiano, mi viene detto, hmm, tu un pochettino bruciaccherai. Se nasco nel recinto adegnese, non bruciacchio. Eppure sono sempre cristiano, ho sempre lo stesso Dio, ho sempre lo stesso Gesù Cristo, che è sempre lo stesso Figlio di Dio, ma allora questo Dio, a seconda dei recinti,. Cioè, è che i teologi di santa romana chiesa hanno inventato la storia del purgatorio, le chiese autocefale, perché poi lì non hanno. Insomma, quindi, le chiese autocefale di là non hanno inventato il purgatorio e quindi chi nasce là nel purgatorio non ci finisce perché non gliel'hanno inventato. Invece per noi è stato inventato e quindi. e quindi io sento già bruciare un po'. d'altronde. D'altronde è così. Noi, se, se uno decide di immaginarsi che c'è l'inferno, l'inferno lo trova di sicuro. Non ci sono dubbi, Qui, perché sì, sì, anche sulla Terra sì, sì, uno poi sì. lo trova immediatamente sì, sì, è tutto questione di, è di quello sì. che decidiamo di, la morte che decidiamo di morire, appunto. Senti, ti faccio un'ultima un domanda così: eh, è veramente una curiosità personale, però gli Elohim scusami, torno sull'esperimento genetico, gli Elohim hanno messo parte del loro DNA. Nel, negli Adamiti, giusto? Perché lo dice anche appunto, lo dice quel libro Crea l'uomo a propria immagine e somiglianza che qualcosa deve pur voler dire noi travisiamo subito e pensiamo e allora si vede anche lui, ha la barba come me, no? Pensiamo che volesse di questo allora Dio è un signore vecchio con la barba perché ha detto che gli somiglio si credeva essere simile oppure sono più simile a Gesù però in realtà si parla in definitiva di DNA e, e mi pare di capire anche che a un certo punto eh, la vita media dell'adamita è anche scesa. Noi oggi non viviamo come i racconti della Bibbia, come Matusalemme e come Abramo. Questo è perché hanno tolto un po' di DNA loro da noi. Fammi, sì, capire. O, hanno, o hanno cessato di aggiungerlo. Hanno cessato di aggiungerlo e quindi Mi era quello che ci dava un'età un, un più dava, elevata. Dava agli adamiti. adamiti, non all'homo sapiens. Eh? Attenzione, sì. non bisogna mai confondere. Ok. La Bibbia racconta la storia degli Adamiti, non dell'Homo Sapiens. Gli Adamiti sono quel gruppo speciale che loro si sono fatto per farlo lavorare nei loro Gan Eden, che sulla terra erano più di uno. Noi conosciamo quello della Bibbia, ovviamente, perché quello ci è stato qui raccontato. Omero ne parla di altri, e altri, in altre parti del mondo, parlano di altri Gan Eden. Nel libro 6 della Genesi si dice espressamente che gli Elohim si univano con le femmine Adamo, avevano dei figli e la cosa bella è che c'è un versetto che se tolto di lì, e il versetto lo trovate nelle Bibbie che avete in casa, non nelle traduzioni mie, quindi siamo tranquilli, più o meno, più o meno. il versetto che dice che questi figli sono questi famosi eroi dell'antichità. Se io lo tolgo di lì e lo metto in Omero, lo metto in Esiodo, lo metto in è, è esattamente la stessa cosa. Gli eroi dell'antichità erano i sangue, cioè i figli di uno di loro e una di noi, o viceversa, uno di noi e una di loro. Quindi questo lo dice la Bibbia in assoluto, lo scrive lì, sono questi i famosi eroi dell'antichità. La cosa interessante è che, per esempio, c'è un docente dell'Università Americana di Beirut, il professor Kamal Suleiman Salibi, il quale dice chiaramente che lì, tra l'altro questo ha fondato il centro... Interconfessionale, cioè è morto due anni fa, mi pare. Si occupa dei rapporti tra tutte le religioni, quindi, voglio dire, è persona addentro, cioè non è un esterno. E lui dice che lì c'è chiaramente scritto che a un certo punto gli Elohim decidono di interrompere l'apporto del loro patrimonio genetico, cioè del loro sperma. Quindi, decidono di non unirsi più con le femmine adamitiche, e da quel momento, come dice Genesi 6. La vita dell'uomo, decidono loro, sarà di 120 anni. La vita dell'Adam, di nuovo, attenzione, non confondiamo mai gli Adamiti, da cui gli Israeliti decide, um, affermano di discendere, perché lì c'è una, per, una linea su cui si potrebbe discutere, eccetera, ma comunque... Uh, mentre invece tutti gli altri erano fuori da questo discorso e di fatto se si legge la Bibbia sempre facendo finta che sia vera, perché ripeto, questo è secondo me l'unico metodo intellettualmente onesto, visto che di quel libro non si sa nulla, neppure chi l'ha scritto, neanche un versetto, e, um, si vede che gli 800-900 anni progressivamente, ma inesorabilmente, diventano 600, 400, 300, 200 i 170 di Abramo, i 120 di Mosè, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è una coerenza logica nel testo rispetto a quella decisione che gli Elohim avrebbero preso in quel momento. Ma perché l'hanno presa questa decisione? Perché non probabilmente, eh, dice, allora, il discorso è questo, che questi imbastardimenti non si sarebbero dovuti verificare, cioè la linea adamitica doveva viaggiare per conto suo e la linea degli Elohim doveva viaggiare per conto suo. Quindi ad un certo punto ai capi questo non piaceva e quindi hanno deciso di interrompere questa aggiunta di, di patrimonio genetico. Quindi apparentemente è una storia anche semplice. cioè abbiamo questi, semplici, questi eh. militari non avrebbero dovuto giacere con le donne del paese che si fa. Tant'è che occupando. si parla dei cosiddetti angeli ribelli. Gli angeli ribelli. Eh, comandati da Semiasa, il quale, quando si riuniscono sul Monte Carmelo per firmare il patto tra di loro, tra l'altro dice una cosa molto. Questo non è nella Bibbia, eh, questo è nei testi cosiddetti apocrifi. Quindi bisogna distinguere. Ehm, lui dice molto chiaramente: Io so già come succederà, che adesso tutti noi stiamo prendendo questa decisione e poi i capi se la prenderanno con me perché il responsabile sono io. Cioè, una roba di una concretezza stupenda, da pelle d'oca, talmente è bella. No? E allora firmano un documento nel quale ciascuno si assume la responsabilità, dicendo: No, siamo responsabili tutti di questa decisione che stiamo prendendo. E da lì smettono, quindi no, lì è quando hanno deciso di farlo, oh, okay. poi è arrivata è dopo, la decisione dopo, scusami, di smettere, dopo smette. quindi attualmente cosa sta accadendo secondo te? Lo so che esce dal seminato questa domanda, però la curiosità qui è il rapporto fra noi e questa specialiena che apparentemente ha cercato, ha fatto il possibile per manipolare la, la razza umana. Allora, diciamo che se un giorno si dovesse scoprire che questi sono qui, e che governano attraverso dei loro rappresentanti, per me sarà normalissimo. Anche perché il, il sistema finanziario che ci governa è quello descritto chiaramente nella Bibbia: non c'è bisogno di cambiare una virgola. Cioè, non c'è bisogno di cambiare una virgola, è quello. Va bene, allora io guarda, prima di ognuno, lasciarti, ognuno le sue prima di lasciarti una, una cosa più amena, perché questa sul sistema finanziario ha diciamo, creato un po' il gelo nel, nel, nel pubblico. Ci, perché ci, qua... ci sarebbe di più, eh? ci, lo so, capito finiamo tutti. pure. Hanno tutti temuto, oddio. Adesso parliamo di sistema finanziario. Oddio. Eh, invece, noi adesso faremo una cosa più allegra per chiudere. Ti vorrei proprio una cosa: un dettaglio. Cioè, ti butto lì una molto. stupidaggine? No, no, lo, lo, lo dico prima. Così almeno Dai, buttami lo, giù quando, la, quando, la tua... arriveranno, quando arriveranno tutti gli attacchi in rete, Vai. io l'avrò già dichiarato prima. Vai, dichiara ora e se la terra fosse una sorta di fondo di investimento dal quale ogni tanto qualcuno porta via i guadagni e li porta da un'altra parte? Questo è piaciuto. Eh. Non fatemi andare avanti su questo. Eh? Tanto Do... abbiamo finito, no? Questo era il tentativo di ravvivare l'atmosfera. <ride> per, capirci, per capirci. Questa era la cosa allegra da... Okay. Allora io direi che ci lasciamo un attimo su questa domanda così ognuno riflette non tanto sulla possibilità, facciamo finta che, come dice Mauro, che sia così, eh, riflettiamo su come una possibile via d'uscita, anche minimo, una scappatoia, ci sarà un sistema, con calma adesso ci pensiamo, io... Eh, ci pensiamo? Sì, ci pensiamo ah, okay. perché poi continuiamo a parlarne dopo, perché io ora vado... Non su... garantisco di trovarla entro stasera. Eh? Tu pensaci però. Tu pensi, io suono apposta perché, uno, perché tutti abbiano il tempo di pensare chi ha gli affari propri naturalmente serio, e Come, chi anche a quello che, che, è che è stato detto. La cosa detto. più importante. Sì, e poi anche se, quelli, se altri vogliono riflettere su quello che abbiamo detto e commisurarlo con gli affari propri, poi in definitiva tanto facciamo tutti questo. Quindi ringrazio Mauro Grazie. Biglino, ci vediamo dopo. Grazie Mauro.